una giornata di festeggiamenti, quella di oggi a Salerno per la Polizia di Stato. Occasione è stata anche per pubblicare ufficialmente i numeri delle operazioni delle varie forze dell'ordine del 2023, dati in aumento rispetto alle annualità precedenti. Circa 300 i reati in più dal 2023 al 2022, mentre oltre 700 quelli di differenza tra l'anno appena trascorso e il 2021. Numeri in salita che corrispondono anche ad una maggiore capillare attività delle forze dell'ordine, molto impegnate sui territori. In netto aumento anche i furti di auto, poco sopra i 3.800 veicoli sottratti ai proprietari e nelle abitazioni. 172 anni, celebriamo oggi la nostra ricorrenza, ma con il cuore affranto per quanto è accaduto ai colleghi carabinieri e per quanto è accaduto nella centrale di Bargi. E questa è l'occasione per dire grazie ai soccorritori, dire grazie al lavoro prezioso dei Vigili del Fuoco. La nostra mission è prevenzione, prevenzione, prevenzione. E a Salerno, la provincia di Salerno, sta usufruendo dei frutti della prevenzione. Attraverso l'applicativo UPOL sono tante le segnalazioni dei cittadini che ci giungono e tante le risposte che la Polizia di Stato dà alla provincia di Salerno. Noi lavoriamo proprio sulla insicurezza, perché noi abbiamo messo a punto la capacità di ascolto e ci siamo resi conto che la insicurezza è un dato che dà problema alla città di Salerno. Noi siamo presenti con servizi con colori d'istituto, ma anche con servizi in abiti borghesi.